Presidente. Ritornato. Ma guarda qui, c'è una foto. Aprite i fornici, apritevi un po', apritevi un po', apritevi, apritevi, apritevi. Apriamo, apriamoci nel mezzo, allargatevi. Presidente, in Romagna diciamo, te blu la bicicletta, adesso tocca a pedalare. Presidente, abbiamo letto oggi che era stanco di ricoprire questo ruolo, ci vuole chiarire meglio? No, no, guardi, allora, ho detto ed è la verità, se si assume una responsabilità del genere e sia come Presidente del Consiglio, sia adesso come alla guida di una forza politica e lo si fa con serietà nell'interesse dei cittadini per il bene comune, vi assicuro che è un impegno enorme, è un impegno serio e questo richiede quindi un grande e costante sforzo fisico, era questo che volevo dire, non che sono stanco, anzi c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di lavorare per il bene del paese, ovviamente col sostegno dei cittadini, lo faremo ancora a lungo, siamo partiti, c'è tantissimo entusiasmo tra le persone, lo vedete anche qui e questo ci dà anche la consapevolezza che siamo chiamati a un compito di responsabilità, lo vogliamo assolvere con grande convinzione. Obbligo vaccinale, il ministro Speranza ha detto che è un'ipotesi concreta e anche sostenuta dalla Costituzione, non è cosa ne piace? Ma io ho sempre detto l'obbligo vaccinale per noi è un'estrema ratio, nel senso che se la curva epidemiologica lo richiede, l'andamento del contagio la rende una misura necessaria, noi dobbiamo utilizzarla, non possiamo sottrarci. Però è chiaro che abbiamo a disposizione adesso il Green Pass, quindi continuiamo a lavorare in questa direzione, a spingere sul Green Pass, poi se sarà necessario, ovviamente come estrema razza possiamo anche ricorrere all'obbligo vaccinale. Ma io non mi permetterei mai di dire a una forza politica che ha assunto una responsabilità di governo di partecipare alla salvezza del paese di dire che deve andare fuori dal governo. Però l'ho detto e qualche giorno che l'ho dichiarato anch'io, la Lega ha l'obbligo davanti al paese, davanti ai suoi elettori, davanti a tutti i cittadini di chiarire la sua posizione. Non è possibile che di fronte alle misure, alla politica sanitaria, alle scelte di politica sanitaria che vanno assunte, la Lega cambi continuamente posizione. Al limite lo può fare Fratelli d'Italia, che stando all'opposizione può giocare sull'ambiguità, può giocare su posizioni incerte o ambigue, ma la Lega che ha assunto la responsabilità di governo deve chiarire assolutamente la posizione e mi auguro che sia nel senso di un completamento della campagna vaccinale come obbligo prioritario. Confido che i cittadini anche qui possano, in questo caso peraltro, apprezzare una, non tanto una proposta politica astratta, quanto l'esperienza di governo che questo signore che è accanto a me ha già fatto, l'esperienza di governo cittadino. Qui si tratta quindi di valutare la concretezza dell'operato, l'utilità dell'operato per questa cittadina, le tante cose fatte e quindi lui, Mariano Gennari, come sindaco e noi come Movimento 5 Stelle, io dico abbiamo tutte le carte in regola per presentarci agli occhi dei cittadini a testa alta e chiedere il rinnovo del mandato. Un applauso!